Ragazzi, a chi facesse piacere, anche se gratis, senza impegno, a chi facesse piacere, iscrizione al canale e campanellina. Se ti piace quello che dico, altrimenti non lo fare. Allora, Pavard è il sostituto. Parliamoci sinceramente. Pavard, secondo me, deve stare attento a non far arrabbiare il Bayern, no? Perché se rischia di far arrabbiare il Bayern, a quel punto non mi meraviglierei di vedere Pavard il 30 di agosto. Quindi Pavard, stai tranquillo, ti lasciano andare, ma non li fare innervosire perché quelli lì sono molto, molto particolari e per loro l'immagine è tutto. Non vogliono far passare il fatto che un giocatore possa decidere cosa fare o cosa non fare. Quindi calmo, Pavard, calmo, perché se no qui si rischia tutti. Pavard è un top player, sì. È un top player, ma solo per come gioca Inzaghi. E ti spiego anche perché. Perché se lo metti difensore centrale in una difesa a 4, vale Darmian forse un po' di più. Il valore è quello se lo metti in una difesa a 4. Se lo metti tutta fascia, a poco inserimento, poi è normale se lo metti tutta fascia, lui te lo fa bene il ruolo, ma non eccelle come di quello che ti sto per dire. Quindi centrale di difesa vale poco più di Darmian in una difesa a 4. Tutta fascia a poco inserimento lo fa bene, ma non eccelle, anche perché poi gli manca un po' il cross, diciamo, no? Stiamo spaccando il capello in 4, te lo ripeto. Se lo metti anche tutta fascia, lui la sua porca figura, soprattutto in Serie A, la fa. Però c'è anche la fase difensiva, cioè nella fase difensiva, sempre difesa a 4, esterno a 4 è diversa dalla fase difensiva di un esterno a 4 rispetto a quella del braccetto, e lui vuole fare il braccetto, soprattutto per come interpreta il braccetto Inzaghi, anche perché il braccetto fa la fase difensiva in modo diverso, capito? La fa in maniera molto più posizionale, con lo scatto, mentre la fase difensiva di Dumfries, per esempio, in tutta fascia, totalmente diversa da quella di un braccetto, perché la fase difensiva di un tutta fascia incomincia prima e serve molta più forza e resistenza. Infatti spesso Dumfries mette anche il fisio, fateci caso, Dumfries nasce da una difesa a 4. A proposito di Denzel Dumfries, che io ho sempre difeso, anzi, vi ricordate, ero al mare quando c'era l'altro canale, per quello vi dico, datemi una mano con le iscrizioni a tornare su. Io dissi, c'erano pochi soldi, ragazzi, ma a me l'esterno dell'Olanda non mi sembra male, ed era Denzel Dumfries. Anche perché il miglior Dumfries lo abbiamo visto con chi? Con Perisic. Perché? Perché per come giocava Perisic gli permetteva di fare quei movimenti dove lui praticamente è fortissimo, ovvero sia quello di accentrarsi gli inserimenti, e faceva diversi gol. Vedrete che appena Carlos Augusto entrerà in pianta stabile in questa squadra, come tutta fascia dalla parte sinistra, vedete che Dumfries migliorerà le prestazioni, perché per come gioca Carlos Augusto permetterà a Dumfries di fare gli stessi movimenti che faceva con Perisic. Ne riparleremo. Dall'altro poi Augusto, io l'ho sempre detto, è un esterno brasiliano atipico, poi dopo veniamo anche a quello. Quindi Pavard è un top player per come interpreta il calcio Inzaghi, per come Inzaghi interpreta il braccetto, perché il braccetto di destra Pavard è mostruoso soprattutto per la tecnica, la personalità che ti porta, la corsa, perché ha corsa. Poi lui come braccetto di destra non fa tantissime sovrapposizioni con l'esterno, ma aiuta tantissimo le mezzali, ed è una roba fantastica per un braccetto questo. Ed è una manna dal cielo per le mezzali, quindi uno come Pavard non ti migliora solo la difesa, ma ti migliora anche il centrocampo. Migliorandoti il centrocampo che dà una mano all'attacco e viceversa, vedi che poi dopo questi sono meccanismi di cui ne beneficia tutta la squadra. Sono stato chiaro? Quindi Pavard è il top del top del top per come interpreta il gioco Inzaghi, ma per come ha incominciato ad interpretarlo anche Guardiola. Per farti un esempio, per come gioca anche Guardiola la difesa a 3, perché ora spesso anche lui lo fa. In altre posizioni fa il suo, ma non
viene fuori come braccetto. Ecco perché, capito? Non eccelle come lo fa quando fa il braccetto, perché lui in quel ruolo lì è fenomenale di suo, ma lo è ancora di più per come interpreta il calcio e il ruolo del braccetto Simone Inzaghi. Ci sono problemi in difesa. Lo avevamo detto in questo canale, no? Io non sono uno youtuber, ve lo ripeto, sono un tifoso come te. Non sono un youtuber, youtuber di che? Io sono un tifoso come te, fa anche rima. Allora, difesa a 200.000 km. Giuseppe, però Darmian non ha nulla, ragazzi, le ricadute, l'età, tempi di recupero, rischi. Devi calcolare i rischi, devi fare un calcolo del rischio quando hai una difesa così vecchia e statica. Allora, a questo punto, maggior ragione, Pavard sarebbe acqua fresca nel deserto. Però io ti dico, potresti far giocare Carlos Augusto braccetto di sinistro, seguimi, bastoncino centrale al posto di Acerbi e braccetto di destra De Vrij. Potresti fare questa difesa qui alle brutte senza rischiare nulla, anche perché a Cagliari non sarà una partita semplice. Quindi l'acquisto del francese è fondamentale perché sale la difesa, ma sale anche il centrocampo perché Pavard è un braccetto che gioca tantissimo con le mezzali e che aiuta tantissimo il centrocampo. Quindi io mi auguro che arrivi, c'è ancora questa telenovela del sostituto, il Bayern non lo libera, lui si è sentito poco bene, ma lo hanno capito tutti, lo ha fatto per accelerare. Mi raccomando, però occhio perché quelli lì sono tremendi. Quindi, caro Pavar, senza la D, cerca di non fargli girare i coglioni, ti liberano, fagli trovare il sostituto e poi vieni a Milano. Se non arrivi stasera va bene anche domani, ma l'importante è che tu arrivi. Con questo, ragazzi, io ho concluso. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, ci becchiamo più tardi. Ciao, Inter.